canción. Del campo comico, della pista
della prima rifatta dei lavori che si stanno facendo al palazzetto, primo lotto, secondo lotto, adesso parte un'ulteriore attività perché sostanzialmente questo quartiere diventa un quartiere con i più belli impianti sportivi di tutta la città. E questo è una grande gioia per l'amministrazione. Nel 2014 qualcuno aveva detto che in 20 giorni avrebbe fatto la piscina, forse con la conoscenza di quelle che sono le opere, le norme per le opere pubbliche. Esattamente un anno fa qualcuno ha augurato che non si potesse mai fare, anzi ha detto che la nostra amministrazione non sarebbe mai stata in grado di farlo questo impianto. Beh, io credo che tutte queste cose che non ci dobbiamo interessare, ma dobbiamo pensare a realizzare le cose e organizzarle a una responsabilità, ma vuol dire riuscire a superare una serie di difficoltà. Qui abbiamo avuto l'impegno delle maestranze, della società, del progettista, del direttore dei lavori, delle persone che si sono appassionate per arrivare al risultato, perché il mio vicino, perché nel frattempo si sta lavorando per quello che è la predisposizione della vasca aperto, l'impianto, quindi avrà un'ulteriore grandissima capacità di affluenza, di svolgere le attività natatorie per i cittadini di Vercelli. Sicuramente è stata una scelta anche faticosa e dolorosa quella di decidere di abbattere il vecchio centro nuovo, confortata dal fatto che l'attività di lavoro che stanno seguendo si è visto che quell'impianto dal punto di vista strutturale era arrivato alla fine vita, quindi la decisione è stata poi coerente con quella che era la necessità per far sì che tutto si svolgesse in assoluta sicurezza e in assoluta possibilità per i nostri cittadini di avere servizi più adeguati. In tutto questo il pianto del nuovo sobrio si chiamerà le vicine del Vercelli. La grattinata ci ha permesso con le luci scure della giornata di vedere anche illuminato quell'alto ponte che è all'ingresso, ma da lì si può vedere l'intera caratteristica sportiva di questo partito. Dovrà dire la tenacia, la volontà di superare il fallimento dell'altra azienda, la disponibilità dell'impresa, la capacità di superare queste soglie amministrative che avrebbero di nuovo messo in grave difficoltà l'esecuzione e la messa in funzione, quella che oggi, qui oggi, possiamo festeggiare. Per tutto questo io devo ringraziare per davvero tutti coloro che sono intervenuti, tutti coloro che hanno lavorato, chi ci ha messo cuore, passione. Devo dire grazie alla Giunta, devo dire grazie, ho detto prima, al progettista, al direttore lavori, agli assessori dello sport, all'assessore, a tutti gli altri assessori, a chi nel Consiglio Comunale, tutti ci hanno supportato, aiutato per arrivare a questo risultato. Prima di tutto devo dire grazie al vice sindaco Massimo Sugnon, che questa attività ha fatto tutto, ha fatto il direttore della Commissione, non potevano più vedere che ogni giorno era grata, dovevano farlo addirittura per qualche sacrificio, perché è stato terribile, ma davvero lui e tutti coloro che sono adoperati per la realizzazione di questo impianto. È l'inizio di una conformazione definitiva di questo luogo con quello che sarà la vasca per i bambini, quello che sarà la vasca per te, quello che sarà un'ulteriore sistemazione esterna. Sono felice di questo risultato, sono lieto per i vercellesi, davvero grazie a voi tutti, grazie alla presenza del Presidente della Provincia, dei consiglieri regionali, di tutti coloro, di tutte le autorità, di tutti coloro che oggi sono qui, vedremo i nostri sportivi, i nostri ragazzi in un'attività natatoria che ci attenderà e soprattutto davvero ci mettiamo un sigillo di capacità.
capacità della città di Vercelli di ottenere dei risultati. Questo è un gran bel risultato e devo dire davvero grazie a tutti voi. Do la parola al vice sindaco per questa riconoscenza.
meteo sta venendo dalla nostra parte, ha smesso di piovere e vorremmo far vedere l'impianto per tutta la sua bellezza. Quindi chiediamo a tutto il pubblico di venire avanti in modo tale da poter aprire il tetto, anche i ragazzi di poter venire avanti. Facciamo una pausa di un minuto, solo il tempo tecnico di aprire il e la caratteristica salienza